La caccia all'uomo continua. I carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valentia e della compagnia di Tropea vanno avanti con interrogatori e rastrellamenti. C'è un sospettato, l'uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del Lido Il Gabbiano di Nicotera, divenuto domenica pomeriggio il teatro dell'efferato assassinio di Francesco Timpano, trucidato a colpi di 7.65 mentre la spiaggia era affollata da centinaia di bagnanti. Tra il materiale repertato dai militari della stazione per le indagini scientifiche, quasi certamente c'è anche il codice genetico dell'assassino. La pista sul movente resta quella ancorata alla strage dello scorso 11 maggio. Proseguono gli appuntamenti con l'arte e la cultura ad Armonia ed Arte Festival al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, che si prepara ad accogliere la grande danza. Il 18 agosto, infatti, sulle note di Gioacchino Rossini, sarà la volta del Barbiere di Siviglia con una delle più affermate e apprezzate compagnie del panorama nazionale, la Artemis Danza. La grande danza italiana, sì, Artemis Danza a Scolacium, e sarà un balletto pieno di brio, un balletto d'azione ispirato al Barbiere di Siviglia di Rossini nei 150 anni dalla morte. Insomma, vivacissima serata a Scolacium con la grande danza italiana. È una mantide, come potete vedere, è composta da le chele in corteccia, qua c'è tutta una struttura in legno all'interno, queste sono canne raccolte anche da me nel fiume, gli occhi sono di pietra e appunto questo è tutto un assemblaggio di materiali di scarto che messi in un certo modo poi vanno a formare questa bella mantide. Dà nuova vita ai materiali di scarto e restituisce sotto forma animale ciò che dalla natura ha preso il giovane scultore lametino Giuseppe Ferrise. 24 anni appena, Ferrise crea creature animali a tratti fantastiche, altre volte ironiche o inquietanti.